Vediamo come rendere più accattivanti le nostre presentazioni con le animazioni e le transizioni. Ho aperto questa presentazione e posso subito notare che accanto alla prima slide c'è questo simbolo che manca alle altre. Vuol dire che a questa slide ho già inserito un'animazione. Se voglio vedere cos'è, la seleziono, vado su Inserisci, vado su Animazione e si aprirà questa finestra di dialogo. Qui mi dice che questa immagine, vedete che corrisponde a questa, farà uno zoom in avanti con il precedente, quindi vuol dire che iniziando la presentazione avverrà questo. Se vogliamo avere un'idea di come funziona, un'anteprima, clicchiamo su riproduci. A questo punto avremo subito l'idea dell'effetto. Per proseguire, interrompiamo l'anteprima, quindi interrompiamo la riproduzione. A questo punto posso aggiungere altre animazioni in questa stessa slide oppure decidere di metterne altre in altre slide. Per esempio, vediamo la seconda. Qui non voglio animare l'immagine, ma voglio animare la scritta. Quindi la seleziono, aggiungo animazione. Di default mi dà dissolvenza in entrata al click. Vedete che qui mi mette anche in evidenza su che cosa sto lavorando, così da non farmi sbagliare. È scritto piccolino, ma si vede che è la mia scritta IVA. Se voglio cambiare effetto, quindi invece di una dissolvenza in entrata, voglio per esempio un'entrata dall'alto e voglio che sia fatta con il click del mouse, quindi nulla appare se non faccio il click, allora dovrò lasciare queste impostazioni. Altre possibilità sono dopo il precedente, quindi dopo il comando precedente, se il comando precedente è stato passa la diapositiva numero 2, automaticamente arriverà anche la scritta IDA entrando dall'alto come ho selezionato e con precedente avverrà immediatamente. Posso stabilire la velocità, media, veloce o lenta, a seconda dell'effetto che voglio ottenere. Vediamo l'effetto, riproduci. A questo punto, come vedete, non c'è la scritta perché devo fare clic. Facendo clic con velocità media e non quindi alta, arriva la nostra scritta. Interrompiamo l'anteprima. Possiamo ovviamente inserire più di un'animazione per ogni slide. Se vogliamo, dopo aver animato, come vedete, la scritta, animare per esempio l'immagine, la selezioniamo, aggiungiamo animazione. Fate sempre attenzione a notare su che cosa stiamo lavorando. Prima lavoravamo sulla scritta, vedete che adesso abbiamo il simbolino dell'immagine e abbiamo una dissolvenza in entrata. Proviamo anche questa, lasciamo al click e vediamo a questo punto la riproduzione, cioè l'anteprima. Allora, al primo click dovrebbe arrivare la scritta, al secondo click l'immagine. Se non voglio cliccare sempre, posso, per esempio, per l'immagine non dare il comando al click, ma con precedente. Quindi, dato il comando 1, vale anche per l'altro. Proviamo. Animazione. Click. L'immagine è stata più veloce della scritta. Vogliamo cambiare ancora. Vogliamo che la scritta arrivi prima dell'immagine. E allora, invece di fare con precedente, facciamo dopo precedente. Vediamo ancora la anteprima. Clic. Scritta e immagine. Con questo sistema, ovviamente, noi possiamo andare a inserire animazioni di qualunque tipo a qualunque slide. Non è obbligatorio. Può essere un effetto di enfasi, quindi lo zoom in avanti, per esempio, oppure il voler tenere nascosto delle cose per un elenco puntato, per esempio, far apparire un punto per volta. E come vedete, avendo aggiunto l'animazione anche alla seconda slide, ecco che è comparso il simbolo anche qua. Adesso andiamo a stabilire quali sono le transizioni. Le transizioni sono delle sorte di animazioni di passaggio tra una diapositiva e l'altra. Allora io clicco, vado su diapositiva e qui mi viene scusate, diapositiva e cambia transizione. Ecco, la finestra
di dialogo a destra è leggermente cambiata. Adesso mi dà sempre le indicazioni di che cosa succede in questa slide, ma mi dice anche come entrerà questa slide. In questo momento nessun tipo di transizione, cioè non c'è nessun effetto. Io posso decidere di fare un effetto a cubo, quindi a farla girare come se fosse un cubo. Posso decidere che questo effetto sia solo su questa diapositiva oppure applicarlo a tutte le diapositive. È buona norma non creare troppe confusioni stilistiche. Se scelgo un tipo di transizione, tutto sommato, non è male lasciarla per tutta la presentazione o per tutta una sezione della presentazione. I ragazzi amano mischiarle molto, ma stilisticamente è più bello lasciare una certa uniformità. Posso poi di nuovo stabilire la velocità, io in questo caso la lascio abbastanza veloce. Vediamo a questo punto, abbiamo applicato a tutte le diapositive questo effetto di transizione. Andiamo a vedere cosa succede nella presentazione. Questa volta non è un'anteprima, è proprio una presentazione. La sto caricando, ecco l'effetto di zoom del primo, il cubo sul secondo, clic, arriva la IDA e poi l'immagine e per ogni diapositiva vedete l'effetto cubo. Usciamo. Ovviamente possiamo anche decidere che il passaggio, la transizione, vedete che intanto è comparso il simbolino a tutte. Ma possiamo decidere che la transizione sia solo su alcune diapositive e non su altre. Se voglio che, per esempio, qui non ci sia, è sufficiente cliccare sulla tendina e scegliere nessuna transizione.